della Camera dei deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Andrea Orlando, che ringraziamo per la cortese disponibilità con cui ha accolto l'invito a intervenire oggi in Commissione e anche l'elasticità e ulteriore disponibilità per aver posticipato di ormai 40 minuti l'intervento, stante la situazione dei lavori sia alla Camera che al Senato. L'audizione del Ministro del Lavoro riveste particolare importanza per la Commissione sotto diversi profili individuati dall'articolo 3 della nostra legge istitutiva. Centrale è in particolare la questione dei dati relativi ai minori fuori famiglia e alle attività dei servizi sociali territoriali delle comunità, anche in vista dell'auspicata creazione di un vero e proprio casellario dei minori fuori famiglia. Allo stesso tempo sarebbe importante per la Commissione acquisire informazioni sulle politiche attive poste in essere e sul ruolo di impulso coordinamento del Ministero rispetto ai sistemi regionali di assistenza. Considerato il poco tempo a disposizione e l'importanza dell'audizione, si è concordato che il Ministro svolga una relazione complessiva. Al termine raccoglieremo i quesiti dei commissari, chiedendo poi al Ministro la disponibilità a rispondere anche per iscritto. Do quindi la parola al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Andrea Orlando, ringraziandolo nuovamente a nome della Commissione. Grazie Presidente, commissari, voglio innanzitutto ringraziare per l'invito di oggi e voglio cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza che la Commissione, dell'attività che la Commissione svolge, sia ai fini di migliorare la conoscenza e la verifica dello stato degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono i minori, sia delle condizioni effettive dei minori che sono affidati. Ritengo che un'approfondita conoscenza del fenomeno basata su strutture informative omogenee ed affidabili possa essere propedeutica all'individuazione e alla promozione di politiche, strumenti e azioni più efficaci alla tutela dei minori. Non vi è dubbio che l'attività della Commissione coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali e presuppone competenze multidimensionali particolarmente complesse e articolate, per le quali necessiterebbe un forte coordinamento e raccordo tra istituzioni centrali dello Stato, regioni ed enti locali e tra risorse istituzionali e risorse anche del privato sociale. Il Ministero del Lavoro svolge alcune funzioni essenziali che attengono alla raccolta e al monitoraggio dei dati relativi ai minori fuori famiglia e soprattutto alla programmazione e al sistema di intervento per la protezione dei minori offesi e vulnerabili, ma anche per la prevenzione delle situazioni familiari perturbanti che rischiano di segnare negativamente lo sviluppo dei bambini. Voglio sottolineare che si tratta di politiche di welfare molto qualificanti per il nostro sistema di sicurezza sociale, perché centrate su prestazioni connesse alla tutela dei diritti fondamentali e dei diritti di cittadinanza e finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale di soggetti che vivono in una condizione di fragilità. In ragione di questo, i servizi e le prestazioni a tutela dei minori devono essere ispirati a principi di carattere universalistico e di uniformità su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi decenni il quadro giuridico di riferimento ha conosciuto un'evoluzione molto significativa. È stata infatti affermata la necessità che l'opportuno riconoscimento del minore come soggetto di diritti venga coniugato con la predisposizione di programmi e di azioni concreti che consentano di dare risposte realmente funzionali all'esigenza di un sostegno nel percorso di sviluppo umano che conduca alla costruzione di personalità compiute e di cittadini consapevoli. Nell'ambito delle fonti del diritto internazionale che disciplinano il tema della salvaguardia dei diritti del minore, un riferimento particolare va riservato alla Convenzione dei diritti del fanciullo che è stata stipulata a New York il 20 novembre del 1989 e ratificata dall'Italia con la legge numero 176 del 1991, che sancisce rispetto alla precedente normativa internazionale in materia un passaggio fondamentale nella considerazione del minore come soggetto che ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Nell'ordinamento nazionale questo principio lo si trova già nella legge 184 del 1983, rubricata diritto del minore ad una famiglia che, novellata dalla legge 149 del 2001, ha profondamente mutato il quadro normativo previgente in materia di affido familiare. Lo scopo è quello di tutelare il minore nel caso in cui l'ambiente familiare nel quale vive sia temporaneamente non idoneo
ovvero quando i genitori o il genitore non siano più in grado di adempiere alla loro funzione genitoriale e la situazione resti tale nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti dalla parte pubblica e dagli enti locali. Sono quindi previsti due tipi di intervento: da un lato l'affidamento familiare, che si realizza con l'accoglienza offerta al minore da parte di un'altra famiglia, possibilmente con figli minorenni, o da una persona singola in grado di assistere effettivamente e materialmente il minore; dall'altro l'inserimento di una comunità di tipo familiare. A quest'ultima misura è dato ricorrere solo laddove non sia possibile o non sia conveniente, in considerazione dello specifico interesse del minore, disporre di un affidamento familiare. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale a livello locale, previo consenso manifestato dai genitori, ed è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore. Laddove manchi l'assenso dei genitori, provvede il Tribunale per i minorenni. Il servizio sociale locale deve esercitare la vigilanza sull'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informata l'autorità che ha emesso il provvedimento su ogni evento di rilievo. Dovrà inoltre svolgere funzioni di sostegno educativo e psicologico per agevolare i rapporti del minore con la famiglia di origine e il suo rientro nel nucleo familiare originario. Un ruolo centrale per questo è svolto dalle regioni e dagli enti locali, che intervengono ognuno per la propria competenza, concorrendo alla programmazione legata alla protezione, cura, tutela dei bambini. Precisamente le regioni sono chiamate ad adottare atti di programmazione nel settore sociosanitario, con l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini, degli interventi di prevenzione dell'allontanamento e dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nello specifico dei servizi per l'affidamento familiare. Compito dei comuni è invece quello di organizzare i servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età. Il servizio sociale locale è responsabile del progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà, in base a quanto disposto dalla legislazione vigente nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela all'affidamento familiare. Segnalo infine che la legge 184 del 1983 è stata successivamente novellata dalla legge 173 del 2015, legge che ha stabilito un principio fondamentale, quello del diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare, con il quale viene sottolineata la necessità di assicurare, leggo testualmente, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento, con affidatari anche quando egli fa, ancora testualmente, ritorno nella famiglia di origine o si è dato in affidamento ad un'altra famiglia o si è adottato da altra famiglia. In quest'ottica l'affidamento familiare non svolge solo una funzione protettiva, che ne privilegia la sicurezza momentanea, ma è parte di un progetto di recupero più ampio, indirizzato anche alla famiglia temporaneamente inabilitata a curare adeguatamente i propri figli. È evidente che l'affidamento familiare richiede l'intervento di operatori e sistemi diversi, dagli organi della magistratura all'operatore sociale al privato. Per quanto riguarda invece le comunità residenziali, è assolutamente varia e diversificata sul territorio nazionale. Ci sono differenze significative, va detto, tra le regioni, ma anche all'interno degli stessi territori. Le comunità di tipo familiare ospitano anche i minori stranieri giunti nel nostro paese senza essere accompagnati da un adulto e privi di una figura parentale di riferimento. In questa ipotesi, essendo la famiglia di origine distante e in alcuni casi non conosciuta, l'inserimento in comunità si distanzia necessariamente dalla sua natura di intervento finalizzata al rientro del nucleo originario, come previsto dalla legge numero 184 dell'83, divenendo una risposta votata esclusivamente a sostegno del minorenne, finalizzata dunque a rendere il giovane in grado di affrontare la futura vita adulta con autonomia. A riguardo, la legge 474 del 2017 prevede che il collocamento in comunità dei minori non accompagnati possa essere disposto solo qualora, a seguito dell'esperimento di indagini familiari, non vengono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore non accompagnato e sempre che non sia stato possibile, nel preminente interesse del minore, ricorrere a un affidamento eterofamiliare. Nel corso degli ultimi due decenni, la possibilità di ricostruire un quadro informativo dell'affidamento familiare in Italia è stata assicurata dalle attività promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da una parte le indagini a cadenza pluriennale, censuarie prima, campionarie poi, per sondare in profondità il fenomeno, dall'altra i monitoraggi attuali realizzati con la collaborazione delle regioni e delle province autonome per leggere l'evoluzione nel tempo e tenere sotto controllo la dimensione del fenomeno e alcuni macroelementi di conoscenza cruciali ai fini della programmazione degli interventi di settore.
Il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia è l'organismo istituito dalla legge 23 dicembre del 97, numero 451, di cui l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni. La gestione delle attività del Centro Nazionale è affidata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Istituto degli Innocenti di Firenze, a seguito di una convenzione che è stata stipulata nel 97. L'Istituto, come è noto, è un ente pubblico che prevede tra gli scopi istituzionali la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come enunciata dalla Convenzione dei diritti del fanciullo. Alla luce della sua secolare attività di protezione dell'infanzia, l'Istituto ha potuto accreditarsi come unico ente di ricerca in Italia che espleta raccolta di dati ed elaborazione statistica con particolare qualificazione e specializzazione. Il report che consegno agli atti della Commissione è stato elaborato nel mese di luglio del 2021 dallo stesso Istituto e contiene i dati sui bambini e i ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali, derivanti dagli esiti della rilevazione in possesso delle regioni e delle province autonome. I dati sono riferiti al 31 dicembre 2019. Lo scarto temporale dipende dal sistema di rilevazione esistente che è affidato alle regioni. Il dato di fine anno 2019 certifica la presenza sul territorio nazionale di un numero complessivo di minori collocati fuori famiglia pari a 27.608, al netto dei minori stranieri non accompagnati, di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare a singoli parenti e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. Per quanto concerne il numero dei bambini in affidamento familiare, si evidenzia che questo valore rappresenta l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. Il report rileva una diminuzione del dato complessivo rispetto al 2017, anno della rilevazione precedente. Si tratta in realtà di una tendenza di lungo periodo, dopo il boom degli affidi verificatosi con l'entrata in vigore della legge 149 del 2001, che ne prevedeva la priorità quale strumento di accoglienza per i bambini e i ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare. Si è poi progressivamente registrata appunto una costante diminuzione. Il dato proposto non conteggia i minori stranieri non accompagnati, che sono collocati in affidamento familiare, in quanto soggetti che vivono l'esperienza al di fuori della famiglia di origine, per la loro specifica condizione di minorenni soli sul territorio e non in quanto allontanati dal nucleo familiare. Con riferimento ai dati sui minori stranieri non accompagnati, gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo numero 286 del 98 e il decreto del Presidente del Consiglio, il numero 535 del 99, attribuiscono alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori sull'intero territorio nazionale. Presso la Direzione è stato attivato un sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, che copre tutto il percorso della presa in carico, tutela e integrazione del minore. Il SIM, in sigla, censisce inoltre le strutture di accoglienza nelle quali i minori sono collocati. La Direzione elabora e pubblica report statistici mensili e due report semestrali di monitoraggio, che vengono pubblicati in una sezione dedicata del sito del Ministero. Al 30 giugno 2021 sono 7.802 i minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza attive nel Paese. Nel 92 dei casi si tratta di strutture di seconda accoglienza, di cui oltre un quarto sono comunità familiari, pari a 1.056, 26,5%, e solo il 3% dei minori risulta collocato presso privati, famiglie. Consegna altresì agli atti di questa Commissione il report di monitoraggio della Direzione al 30 giugno del 2021. Sono consapevole che una delle questioni dirimenti rispetto al tema oggetto dell'inchiesta della Commissione è quello della rilevazione dei dati, come evidenziato da più parti, degli organismi internazionali, dell'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dalla Commissione europea. La disponibilità di informazione deriva infatti dalla presenza sia di più fonti di produzione di dati, ognuna con proprie caratteristiche, gestite prevalentemente dalle regioni e dai comuni, sia di diverse fonti di cognizione, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e Adolescenza, Istat, Autorità Garante.
Se la ricchezza informativa che ne deriva è sicuramente un valore aggiunto per le riflessioni sul tema, può d'altro canto indurre a una certa confusione nell'opinione pubblica, come tra gli operatori del settore, se non emerge con chiarezza in cosa queste rilevazioni finiscono per differenziarsi. Si pone quindi l'esigenza di un sistema informativo unitario, basato su indicatori uniformi e comuni, su tutto il territorio nazionale, affinché si possa rilevare e monitorare costantemente questo insieme di dati, il numero e le caratteristiche dei minori fuori famiglia, delle tipologie del percorso di accoglienza, dei tempi e delle modalità di uscita dallo stesso, il numero e la tipologia delle strutture di accoglienza, il numero e le caratteristiche degli affidatari. Credo sia necessario implementare un sistema di monitoraggio centralizzato e fare in modo che il Ministero del Lavoro possa rafforzare il ruolo di coordinamento sulla raccolta dei dati, ai fini di una più razionale valutazione delle misure già poste in essere e di una più efficace adeguatezza degli interventi futuri. A questo fine esistono già dei progetti informativi più importanti promossi dal Ministero. Certamente rilevante è il casellario dell'assistenza, un sistema informativo istituito presso l'INPS nel 2014, che contiene dati sulle prestazioni sociali concesse ai cittadini. All'interno di questo sistema esiste una banca dati dedicata alle prestazioni sociali in favore di infanzia, adolescenza e famiglia, cosiddetta sezione Simba. Nella progettazione è stato pensato come uno strumento capace di seguire le tappe salienti del percorso della persona di minore età, a partire dalla segnalazione presa in carico da parte del servizio sociale professionale dell'ente locale, passando al suo ingresso nel circuito dell'accoglienza fino alla sua fuoriuscita. Questo considerando anche le altre prestazioni che insistono sul singolo soggetto e sulla famiglia, ad esempio le offerte educative, l'inserimento al nido o l'eventuale fruizione da parte della famiglia di una misura di sostegno al reddito. Come tutti i moduli del sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, è organizzato dunque su base individuale. La messa a regime di Simba ha incontrato alcune difficoltà connesse in particolare alla delicatezza delle informazioni personali e sensibili collezionate in riferimento a soggetti di minore età. Sulla questione è intervenuto un parere del garante della privacy che non permette di fatto di riconnettere a livello ministeriale le prestazioni erogate al soggetto di minore età, neppure in forma anonimizzata, anche a motivo del rischio di individuazione indiretta del soggetto, oltre che dei timori relativi alla fuga dei dati sensibili. Successivamente è stata promossa la creazione di un sistema informativo nuovo e il decreto legislativo 147 del 2017, attuativo della legge delega di contrasto alla povertà, la numero 33 del 2017, ha varato il sistema informativo unitario dei servizi sociali. Tra le principali componenti di questo sistema deve essere annoverato il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, articolato nella banca dati dei servizi attivati e nella banca dati delle professioni e degli operatori sociali, che ha come unità di rilevazione l'ambito territoriale. Questa banca dati assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi che sono stati attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità. In questo caso i dati sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali anche per tramite delle regioni e delle province autonome. All'interno di quest'ambito di rilevazione sarà dedicata una specifica sezione informativa relativa all'affidamento familiare e ai servizi residenziali per minorenni. Pertanto a regime i moduli permetteranno di avere una fotografia aggiornata costantemente a livello di ambito territoriale rispetto a molti contenuti informativi di interesse relativi sia all'affidamento familiare sia ai servizi residenziali. Una prima raccolta dei dati relativi al SIOS è in corso di perfezionamento in questo mese e confido quindi che nel più breve periodo si possa giungere alla definizione e all'implementazione di questo sistema informativo. Naturalmente appena questi dati saranno acquisiti e completati sarà mia cura trasmetterli alla Commissione. Nell'ambito delle politiche rivolte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e allo scopo di costruire un sistema omogeneo e di offrire servizi più equi e appropriati nei confronti dei bambini e dei ragazzi collocati al di fuori delle famiglie di origine e di quelli appartenenti a nuclei familiari vulnerabili, il Ministero ha elaborato tre strumenti di SUTLO consistenti in apposite linee di indirizzo nazionali approvate in sede di conferenza unificata.
Si tratta delle linee di indirizzo per l'affidamento familiare, per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, per l'intervento verso bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Esse sono nate e sono state l'esito di un lavoro collegiale pluriennale che si è realizzato insieme ai tavoli istituzionali nazionali che hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Si tratta di strumenti certamente non vincolanti, ma che assolvono la funzione strategica di individuare, di indicare diversi soggetti competenti, responsabili delle politiche a diversi livelli di governo, operatori dei servizi, privato sociale, percorsi e modalità tendenzialmente uniformi per l'erogazione delle prestazioni, al fine di ridurre l'asimmetria tra le regioni e garantire i livelli essenziali nell'erogazione dei servizi stessi. Il metodo adottato per la costruzione delle linee di indirizzo si caratterizza per due elementi: la collegialità, composta dai diversi livelli istituzionali nella progettazione e nella definizione delle scelte, e l'organizzazione del documento finale in forma di raccomandazioni tecnico-politiche, destinate principalmente ai decisori e agli amministratori. Le linee di indirizzo per l'affidamento familiare rappresentano quindi la sintesi di un lavoro pluriennale avviato con il progetto nazionale Un percorso nell'affido, attivato originariamente nel 2008. Il documento ha l'obiettivo di indirizzare e sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, protezione e intervento in favore del minore. I temi affrontati hanno riguardo la diversità degli affidamenti possibili, l'organizzazione dei servizi, la regolamentazione, la programmazione, i rapporti con l'autorità giudiziaria, l'esperienza dei territori e gli strumenti operativi. Le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, approvati dalla Conferenza Unificata del 2017, sono state costruite attraverso il lavoro condotto dal tavolo di confronto sulle comunità per minori, appositamente costituito nel 2015, che ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e comunali, esperti del settore, rappresentanti dei principali coordinamenti di comunità per minori, per riflettere insieme sull'idoneità e sulla tipologia delle risposte da offrire a ciascun bisogno. Il tavolo ha concluso i propri lavori appunto nel 2017 con la stesura delle linee di indirizzo. Segnalo che nell'autunno 2021 è in programma una ricostituzione congiunta dei due tavoli che hanno curato la stesura delle linee di indirizzo per l'affidamento familiare e per l'accoglienza dei servizi residenziali, con l'obiettivo di riflettere in modo congiunto su eventuali percorsi finalizzati al rafforzamento o all'aggiornamento dei due strumenti di indirizzo. Le linee di indirizzo nazionali, l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, promozione della genitorialità positiva e approvata nel 2017, affrontano il tema degli interventi di cura e protezione dei bambini nel loro ambiente familiare, ponendo un'attenzione particolare agli interventi finalizzati a prevenire l'allontanamento. Con queste linee si è inteso capitalizzare l'esperienza della sperimentazione del programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, attivato nel 2011, che interviene a sostegno della genitorialità nei confronti delle famiglie cosiddette vulnerabili e negligenti, quindi caratterizzate da una carenza significativa di risposte ai bisogni fondamentali del bambino. Questa sperimentazione nasce dall'urgenza di intervenire preventivamente sui due fenomeni che, secondo la letteratura internazionale, sono all'origine della negligenza: la perturbazione interna delle relazioni familiari e quella esterna che riguarda la relazione tra le famiglie e la società. L'intervento viene costruito su misura per ciascun minorenne e la sua famiglia e tende a garantire una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione con la relativa progettazione di un piano di azione unitario, partecipato e multidimensionale. Il programma prevede il sostegno professionale, individuale e di gruppo rivolto ai bambini e ai genitori, nonché attiva di raccordo tra le scuole, servizi e famiglie di supporto. Si tratta di un modello innovativo di welfare partecipato, fondato sull'integrazione tra i servizi e i soggetti coinvolti. A partire dal 2018 il programma è stato messo a sistema e inserito all'interno del Piano Nazionale delle Politiche Sociali, come livello essenziale delle prestazioni. Ad oggi il programma ha visto il coinvolgimento di 200 ambiti territoriali e ha raggiunto più di 3.350 famiglie e 3.600 bambini. Tra i progetti più qualificati in tema di affido voglio ricordare il progetto Child Guarantee. A seguito dell'inclusione del 2020 dell'Italia tra i paesi per i quali la Commissione europea ha stabilito l'avvio della sperimentazione pilota in collaborazione con l'UNICEF, nel 2020, a dicembre,
con apposito decreto è stato istituito il gruppo di lavoro interministeriale composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, del Dipartimento per le Politiche delle Famiglie e dell'UNICEF. Come già ricordato, nell'ambito di questa iniziativa è stato avviato un processo di rilancio dell'affidamento familiare in Italia, attraverso la valorizzazione e l'attualizzazione delle linee di indirizzo e l'integrazione delle stesse con una sezione relativa all'intervento con famiglie e a bambini in età tra gli 0 e 6 anni. È attualmente in corso l'azione di definizione del metodo di intervento e di raccolta dei dati. Si prevede di concludere la fase di analisi entro la fine del dicembre 2021 e la validazione dei risultati entro il maggio del 2022. Con l'articolo 1, comma 250 del decreto legge di bilancio numero 205 del 17, nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è stata disposta una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 19 e 20 per interventi in via sperimentale in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori della famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o di affido eterofamiliare. Sono destinatari della sperimentazione sia i ragazzi interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo, sia coloro che non ne sono beneficiari. L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia, attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro oltre la comunità e l'assistenza e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele. Con la legge di bilancio 2021 questa dotazione è stata rinnovata per un ulteriore triennio. La prima fase di sperimentazione a valere sul fondo 2018 ha visto il coinvolgimento di 17 regioni e di 39 ambiti territoriali. I care leavers che vi hanno partecipato sono stati 243 in totale, in gran parte provenienti da un percorso all'interno di una comunità di accoglienza. La seconda fase, a valere dal Fondo 2019, ha coinvolto 17 regioni e 41 ambiti territoriali. In questo caso i care leavers sono stati 287 in totale, provenienti anch'essi in maggior parte da una comunità di accoglienza. In conclusione, occorre definire un percorso di avanzamento delle politiche sociali in tema di tutela dei minori fuori famiglia lungo due direttrici, a mio avviso. Da una parte definire e implementare, come si è detto, un sistema informativo a livello nazionale dei servizi sociali che consenta di disporre un censimento dei minori accolti in comunità e in affidamento familiare sulla base di dati omogenei e confrontabili, aggiornabili in tempo reale. Si tratta di una base conoscitiva irrinunciabile per una valutazione affidabile dell'entità e dell'evoluzione del fenomeno, nonché dell'efficacia delle politiche messe in atto. In quest'ottica, ritengo che il lavoro di inchiesta della Commissione fornirà certamente un contributo utile sul sistema degli interventi. Per quanto riguarda le competenze e la documentazione elaborata dal Ministero del Lavoro, sarà mia cura trasmettere alla Commissione l'aggiornamento dei dati, come detto. Dall'altra, occorre rafforzare il nucleo delle politiche sociali attraverso un potenziamento delle risorse dedicate e attraverso una migliore garanzia di adeguatezza e uniformità dei servizi e delle prestazioni sul territorio nazionale. Dobbiamo quindi potenziare quel metodo di collaborazione e di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti che consente di utilizzare al meglio le risorse esistenti sul territorio e che mira ad un'azione non solo riparativa ed emergenziale, ma anche preventiva e promozionale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese. Questo consapevoli della delicatezza e dell'importanza che questa questione riveste. Rimango quindi a disposizione, vi ringrazio per l'ascolto e come ho assicurato, via via che il sistema informativo sarà implementato anche senza necessità di appositi incontri, farò pervenire i dati alla Presidenza e quindi alla Commissione. Vi ringrazio. Ringrazio il Ministro Orlando che ci ha dato anche dati, ci ha anticipato dei dati aggiornati che servono chiaramente in modo essenziale per la nostra attività di indagine e per l'attività di inchiesta. Io ho già delle persone prenotate per delle domande. Io al Ministro
che sapete l'abbiamo trattenuto un po' per i lavori del Senato, vi chiedevo, raccogliamo le domande, poi se non riesce a rispondere, come è probabile, magari ci farà una risposta, manderà una risposta scritta nei prossimi tempi. Quindi io ho la onorevole Darrando da remoto, senatrice Darrando da remoto. Prego. Sì, onorevole deputata, non senatrice, così mi presento. Allora, sono Darrando, Commissione Affari Sociali e Sanità e Commissione Affidi. Io ho due domande specifiche per il Ministro, ringraziandolo ovviamente dei dati e dell'aggiornamento che ci ha fornito e che auspico poi avere anche un documento scritto in modo anche da avere, da raccogliere i dati che sono molto importanti, soprattutto in merito alla questione Affidi. La prima questione che io pongo e che quello che è sembrato un po' dall'intervento, si parla molto della gestione degli affidi, che sicuramente è un tema centrale nella nostra commissione d'inchiesta, ma poco ci si è concentrati su quello che invece è il mantenimento del minore all'interno della famiglia di origine. È stato menzionato anche che generalmente l'allontanamento dovrebbe avvenire dopo dei tentativi o comunque una serie di strumenti e di misure messe in campo dai servizi sociali al fine di migliorare quella che è la situazione. Ovviamente stiamo parlando di situazioni sì disfunzionali, ma non di situazioni gravi, come ad esempio in caso in presenza di violenza su minori o quanto altro, e se queste azioni messe in campo dagli servizi sociali non danno un risultato, come dire, efficace, efficiente ai fini della tutela ovviamente del minore, si procede poi con quello che sono le fasi dell'allontanamento. In realtà quello che però capita sul territorio, e questo emerge chiaramente da tante anche testimonianze, è che non è per colpa dei servizi sociali, ma per una questione di carenza strutturale del personale, per esempio di assistenti sociali, di una carenza di una rete sociale che consenta alle famiglie di, nella loro disfunzionalità, di ritrovare una funzionalità nelle relazioni sia all'interno della famiglia che all'esterno, e questo poi porta inevitabilmente a situazioni borderline o comunque difficilmente recuperabili, e quindi si procede all'allontanamento. Quindi credo, e questa sia una domanda, se ci sono delle azioni che come Ministero state portando avanti anche per consentire effettivamente che il minore rimanga nella famiglia di origine, e laddove venga allontanato comunque ci sia sempre l'intenzione, a netto di quello che sono le situazioni più gravi e quanto altro, di comunque ripristinare quello che è la famiglia di origine, perché è molto importante soprattutto a seguito di quello che è stata l'emergenza pandemica che abbiamo vissuto e che ha molto messo a dura prova le famiglie italiane, sia dal punto di vista psicologico e sia dal punto di vista proprio di esigenze economico-familiari e quanto altro. La seconda domanda, che in realtà un po' l'ho già detta, è se... Le chiediamo di essere breve, onorevole. Sì, ho finito. E vado a chiudere. Si sta pensando seriamente a potenziare le strutture sociali a livello territoriale affinché effettivamente si possa prevenire l'allontanamento, che deve essere in ultima istanza e non come soluzione primaria a situazioni di disagio all'interno delle famiglie. Grazie. Grazie a lei, onorevole Darrando. Ora la parola alla senatrice Saponara, poi all'onorevole Ascari. Vi chiedo di essere per favore un po' sintetici in modo da registrare tutte le domande. Grazie. Grazie, un ringraziamento alla Presidente che ci ha concesso in Senato di concludere la votazione e quindi per essere presente all'audizione appunto in presenza. Ringrazio il Ministro per la relazione dettagliatissima e interessantissima. Mi ha colpito molto e penso che sia di grande interesse per questa Commissione i due tavoli che si stanno svolgendo all'interno del Ministero per arrivare a nuove linee guida per l'allontanamento e quindi l'affido dei minori. Ecco, noi sicuramente, in quanto commissari di questa Commissione, saremo sicuramente interessati a sentire al più presto quello che sarà l'epilogo di questo lavoro. Vengo alle domande, alla domanda molto sintetica. Volevo capire quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nell'inserimento lavorativo di questi ragazzi in affido e
Se ci sono differenze tra l'inserimento lavorativo tra ragazzi che sono stati affidati a famiglie piuttosto che a strutture? Questa è la domanda. Grazie. Grazie senatrice Saponara. Onorevole Ascari. Sì, grazie Presidente. Io chiederei se fosse possibile avere agli atti della Commissione la relazione del Ministro Orlando, perché è fondamentale, visto che sono riportati i dati attuali. La mia considerazione barra domanda riguarda proprio l'aspetto che diceva il Ministro per quanto riguarda i dati. Purtroppo non sempre i dati vengono riportati con una cadenza puntuale. Mi risulta che purtroppo rispetto all'ultima statistica erano passati tanti tanti anni. Quindi vorrei capire quali sono le maggiori criticità che il Ministero incontra per non avere un aggiornamento, diciamo, attuale dei dati, perché partire dai dati è fondamentale per poter anche elaborare il problema di certi fenomeni. E questa è la domanda che le chiedo, e soprattutto vorrei ribadire un aspetto che lei ha detto nella relazione quando parlava appunto di prevenzione nell'allontanamento dei minori dalla casa familiare. Si può, mi ha anticipato la collega D'Arrando, ma glielo chiedo anch'io nel merito, appunto, di capire dal punto di vista della prevenzione cosa il Ministero ha diciamo, intenzione di portare avanti anche sulla base delle linee guida che poi giustamente ci terremo a leggere. Grazie. Grazie onorevole Ascari. Onorevole Cantone, a seguire la senatrice Rizzotti. Sì, brevemente anch'io vorrei ringraziare il Ministro perché ci ha presentato una relazione dettagliata ma anche molto importante. Davvero grazie, avevamo bisogno anche di capire bene nel merito ciò che il Ministro ci ha portato. Quindi un'unica domanda, che però sono stata anticipata dalla Scari, cioè quella di poter avere la relazione, Ministro. Perché ovviamente, come avviene nell'audizione, abbiamo sempre molta fretta, invece proprio perché era importante, io penso che vada riletta e pesata con molta attenzione, e, oltre che a tenerla agli atti, ma anche per farla avere ai componenti, ai commissari di questa commissione, non solo alla Presidenza, ma ci penserà la Presidente di sicuro, poi farci avere la relazione. Mi interessa averla perché una volta poi rivalutata un attimo con più attenzione, se il caso vorrei far avere al Ministro delle osservazioni o qualche domanda di spiegazione, insomma, più che altro, perché mi pare che la relazione ci abbia detto davvero tutto. Grazie Ministro. Grazie onorevole Cantone. Dunque ci sarà chiaramente lo stenografico della seduta odierna. Senatrice Rizzotti, a seguire il senatore Malan. Grazie Ministro, grazie per la sua relazione. Due domande. A chi compete il controllo sulle case famiglia affinché vengano rispettati il diritto alla salute dei bambini? Spesso, come emerge da numerosi esposti, come abbiamo avuto modo di occuparci in commissione d'inchiesta del femminicidio sui bambini per la vittimizzazione secondaria, che non hanno assistenza sanitaria e psicologica nelle case famiglia. E questo concerne diverse case famiglia segnalate in tutta Italia. La seconda domanda, chi controlla i controllori, ad esempio, non so, gli assistenti sociali, per la realizzazione dei programmi che lei ha esposto? Grazie. Grazie a lei, senatrice Rizzotti. Senatore Malan, a seguire l'onorevole De Lorenzo. Grazie Presidente, mi associo anch'io ai ringraziamenti al Ministro e vado alla domanda, che è simile a quella della senatrice Rizzotti, e cioè quando questi piani che dovrebbero essere formulati per legge, che devono prevedere o il rientro dei minori nelle loro famiglie, ove questo sia possibile, oppure una collocazione diversa, possibilmente in affido a una famiglia, quali sono gli strumenti, se c'è un controllo, per i molti casi in cui questi tempi non vengono assolutamente rispettati? Io conosco, ho conosciuto personalmente casi di ragazzi rimasti anche più di 10 anni in questa situazione che per legge non dovrebbe durare più di 3 mesi. E appunto quali sono i controlli, in particolare per quando queste case non danno, questi istituti non danno informazioni
e non rispondono a domande dei genitori che chiedono conto delle condizioni fisiche, anche con magari specifiche problematiche. In molti casi non rispondono. A chi possono rivolgersi questi genitori? Grazie. Grazie senatore Malan. L'onorevole De Lorenzo, seguire da remoto la senatrice Boldrini. Grazie Presidente, mi associo anch'io ai ringraziamenti del Ministro Orlando per la sua puntuale relazione e formulo una domanda brevissima che riguarda la formazione dei soggetti a cui è affidata il progetto educativo nei centri di assistenza, nelle comunità a cui sono affidati questi bambini. In pratica non mi risulta che esistino ancora criteri per valutare la qualità dei progetti educativi riservati ai minori accolti nelle strutture e non mi risulta che ci sia una legge che stabilisca quale tipo di professionalità deve essere utilizzato in queste strutture e quindi chiedo se i due tavoli a cui lei ha fatto riferimento nella redazione delle linee guida si occuperanno anche di questo punto. Grazie. Grazie onorevole Boldrini e onorevole De Lorenzo, lascia la parola alla senatrice Paola Boldrini da remoto. Provi a parlare, senatrice. Sentite? Sì. Perfetto, grazie. Allora, anch'io ringrazio il Ministro Orlando per la sua relazione che reputo esaustiva, insomma abbiamo bisogno veramente di questi dati e anch'io chiedo che a tutti gli effetti venga poi consegnata insomma anche a noi commissari. Due o tre domande semplici, molte le hanno anche già fatte i miei colleghi, questo significa che veramente c'è l'esigenza di avere delle risposte. Anch'io chiedevo per quanto riguarda l'accreditamento e il controllo delle strutture che vengono aperte per l'accoglienza, in questo caso mamma con bambini, quindi allontanate mamme con bambini, questi accreditamenti e i controlli successivi dello standard qualitativo e lo standard necessario per tenere appunto queste strutture in funzione. E soprattutto anche gli standard formativi del personale che viene messo a disposizione, sia quantitativi che formativi. Quantitativi significa non avere una persona sola con tante persone da accudire, quindi mamma con più bambini o più mamme più bambini, e rispetto insomma all'accudimento insomma degli ospiti. Quindi questo è una cosa importante. L'altra cosa, è capitato un caso a me, che i comuni spesso delegano l'attività appunto sociale anche del trasferimento appunto di un gruppo familiare, quindi mamma con bambini, delegano ai servizi sociali delle aziende sanitarie o dei servizi appunto non li tengono in house ma li delegano. E succede che chiedendo insomma come stava andando quel nucleo familiare, il comune mi ha risposto: noi non sappiamo nulla perché noi poi alla fine abbiamo solo con loro una sorta di convenzione, quindi gli esiti di come andrà quel progetto noi non li conosciamo, considerato poi che queste persone risiedono in un territorio, quindi mi sembra strano che i comuni non possano conoscere gli esiti dei percorsi che stanno facendo persone che poi ritorneranno magari anche per sul proprio territorio, quindi avranno a che fare con comunque i servizi sociali di quel territorio. Quindi anche questo, sapere come si possono a questo punto avere appunto dei controlli e dei monitoraggi, come ben venga che ci sono appunto nel nuovo sistema di raccolta dati. L'ultimissima cosa, chiedevo se in quei tavoli che dovranno andare a rivedere le linee saranno chiamati anche i cosiddetti stakeholders che si occupano, come abbiamo avuto noi come audizione, un tavolo di tutte le famiglie affidatarie, perché loro conoscono davvero delle criticità che sono emerse, come anche quello di non avere a volte risposte dagli assistenti sociali, essere, non dico abbandonati, ho sentito io delle famiglie che però alla loro domanda che cosa devono fare, se continuare un affido o meno, non avevano grosse risposte. Quindi queste sono le cose che mi premeva avere come risposta. Grazie. Grazie senatrice Boldrini. La remoto, la senatrice Fregolent.
Grazie Presidente, ringrazio per averci atteso e ringrazio il Ministro per la relazione. La mia domanda è molto semplice, tenendo conto che questi bambini sono supportati dai servizi sociali, dalle assistenti sociali che hanno un ruolo fondamentale. Si pensa ad una formazione specifica e continuativa nei confronti degli operatori che appunto svolgono questo ruolo importante e come vengono valutati? Chi è che valuta l'operato di queste persone che poi hanno un ruolo fondamentale soprattutto all'interno delle relazioni che poi vengono fatte e che prevedono eventualmente l'allontanamento del bimbo da casa? Grazie. Grazie senatrice Fregolent. Io, se non ci sono altri interventi, io farei anch'io una brevissima domanda, perché ringrazio appunto il Ministro per la relazione e per l'impegno a trasmetterci i dati che via via sempre più aggiornati riuscirà ad avere. Concordo sul fatto che il censimento dei dati omogenei e confrontabili porterà a grandissime risposte anche a quelle domande che sono state fatte al Ministro, e anch'io sottolineo la problematica della temporaneità della FIDI, ma anche qua abbiamo bisogno di dati che ci indichino quanto è effettivamente vero che gli affidi sono temporanei e rispettano quello che è il termine di legge, e poi anche l'opportunità, e lo vedremo anche questo dai dati, di non dividere i fratelli e le sorelle se non c'è un bisogno specifico. Quindi probabilmente in tutta la vostra attività di coordinamento tra istituzioni, che effettivamente non è facile, ci sono 4 ministeri coinvolti, regioni, province, province autonome e tutti i comuni d'Italia, non è assolutamente semplice ricavare questi dati e trarre le opportune deduzioni. Però chiaramente le attendiamo, e se fosse possibile attivare quello che lei ci ha indicato, quindi questo nuovo sistema informatico basato anche su quelli che sono gli ambiti territoriali, si farebbe sicuramente un grande passo avanti nella nostra materia. No, io purtroppo, come avevo segnalato, avevo come ultimo tempo limite le 14.30, quindi diciamo, vorrei solo garantire che risponderò per iscritto, se lo si riterrà, anche alla ripresa, tornando puntualmente alle domande, ma intanto anticipo due questioni di carattere generale che credo che possano essere di interesse anche nella valutazione dell'azione che il Ministero sta portando avanti e dei problemi che siamo chiamati ad affrontare. Perché sono due questioni che a mio avviso attraversano trasversalmente le domande che sono state fatte. Una è sostanzialmente che cosa si può fare per implementare la prevenzione, gli interventi possano evitare l'allontanamento, è inutile dirlo, una qualificazione, un miglioramento del welfare, ma qui siamo veramente al generalissimo. Poi però c'è una questione più specifica, che è la questione della presenza o meno degli assistenti sociali. In molti comuni italiani la dotazione è assolutamente al di sotto, c'è una discussione su come si arriverà a raggiungere dei livelli essenziali di prestazione su questo punto, la ritengo assolutamente cruciale. Con alcuni ministeri stiamo interloquendo per arrivare anche a un'individuazione normativa del percorso per portare verso livelli essenziali di prestazione. Come dire, questo secondo me è il punto di partenza di tutto, perché è chiaro che un comune che non ha semplicemente le figure professionali per poter valutare i percorsi ha difficoltà anche poi a mettere in campo politiche sociali che siano in grado di prevenire l'allontanamento. Contemporaneamente risponderei quasi nello stesso modo rispetto alla domanda che è stata fatta riguardo alla difficoltà a raccogliere i dati. Da un lato abbiamo sicuramente delle difficoltà che abbiamo segnalato in termini di definizione dei fabbisogni nella struttura del Ministero, ne parlavamo anche con la Presidente prima di iniziare questa seduta, e dall'altro abbiamo una difficoltà a raccogliere questi dati in generale nell'ambito delle prestazioni sociali, per lo stesso motivo essenzialmente, cioè un comune che non ha
gli assistenti sociali, e lo deve far fare, passatemi ora il paradosso, a un vigile urbano piuttosto che a un geometra, è chiaro che si trova in una doppia difficoltà, non solo di non riuscire a costruire ed erogare le prestazioni, ma anche a raccogliere i dati e diciamo, gestirli. E quindi noi abbiamo obblighi che gravano sui comuni, che spesso sono diciamo, disattesi in termini di raccolta dati, perché ci sono delle carenze di carattere strutturale che vanno affrontate. Qui si incrociano due cose rispetto anche alla discussione che è in campo in questi giorni, soprattutto in alcune aree del paese. Da un lato sicuramente meccanismi diciamo, che non hanno funzionato in termini di incentivazione, ma dall'altro anche scelte politiche di utilizzare diciamo, le disponibilità assunzionali prevalentemente in altre direzioni. Ecco, il sociale in molte realtà non è stato considerato una priorità, questo naturalmente pesa e poi grava sia nella capacità di valutare i percorsi, sia nella possibilità diciamo, di fare in modo tale che poi la base informativa sia omogenea e tempestiva nella raccolta. Grazie al Ministro. Onorevole Cantone, 20 secondi. Sì, anche meno. Io ne approfitto della presenza del Ministro perché nella Commissione dell'Infanzia e dell'Adolescenza ferma da un po' troppo tempo la PDL per quanto riguarda i bambini che vivono con le madri detenute nelle carceri e non va avanti. Visto che lei è stato così attento alla problematica che abbiamo discusso oggi, magari un intervento per vedere di accelerare, che è una cosa troppo importante, parliamo di affidi, qui abbiamo quella situazione, lo diceva Siani per capire alcuni membri, colleghi nostri che fanno parte della Commissione, se ci dà una mano non sarebbe male. Grazie, scusi se la domanda non era dall'ordine del giorno, ma ne ho approfittato. Grazie onorevole Cantone, allora concediamo il Ministro ringraziandolo ancora per la disponibilità all'audizione. Dichiaro